Ciao ragazzi, oggi parleremo di CrossFit. Sono Iader Fabbri, nutrizionista e divulgatore scientifico. Oggi voglio parlare però dagli Stati Uniti di CrossFit. Sono qui negli States e esattamente in California e oggi ho pensato bene di andare a esplorare un mondo e un movimento nato proprio qui in California, il mondo del CrossFit. Io non sono assolutamente un crossfitter, lo pratico veramente saltuariamente, però ho appena prenotato una lezione come iscritto drop-in, quindi un ingresso singolo per un box di CrossFit molto famoso qui a Los Angeles, precisamente il box South Bay a Hermosa Beach. Ora mi vesto, mi preparo e vado a vedere che cosa mi attende per il WOD di oggi. Speriamo che qualcuno me la mandi. Oggi ragazzi mi alleno e faccio un WOD di CrossFit qui al CrossFit South Bay a Los Angeles. All right, guys, go ahead. Set number three. Ok Brian, come spiegheresti il CrossFit per la mia community che magari si occupa più di nutrizione e non di CrossFit? Let's see. To someone who's never heard about it, I would explain CrossFit as a great group of people that come together for a common goal of trying to excel at all fitness levels. We accept all fitness levels, some beginner, some very highly advanced. Everyone coming together, supporting each other, working hard towards a common goal. A lot of hard work gets put in daily, working with in a safe environment, reaching goals together, and just pushing to get better as a group, as an individual. Really great environment to be in. Cosa significa fare l'istruttore di CrossFit nella patria del CrossFit, dove è nato il CrossFit? Oh, it's great. It's really good. I was lucky enough to actually get taught by some great coaches when I first got into the sport of CrossFit, and it's been incredible for me. So now to be able to coach and give back has just been outstanding. I'm surrounded by great people every single day, and I'm just blessed to be doing and giving back the same way that I was taught and trying to help, just like I explained before, this great community to excel and reach their goals and get better and better daily. Okay. Thank you. Welcome. Thank you, Brian. Thank you. Thank you. Ok ragazzi, ho appena finito il WOD di CrossFit qui al South Bay di Los Angeles. Direi che alcune considerazioni che posso fare è che il grosso vantaggio del CrossFit, essendo uno sport codificato in tutto il mondo, dà la possibilità a chiunque, anche a uno sportivo come me, certamente non sono un crossfitter, sono uno sportivo di endurance e ormai quasi un ex sportivo, dà la possibilità di fare attività sportiva in gruppo ovunque tu ti trovi. Quindi mi ha dato la possibilità qui a Los Angeles di arrivare e incontrare un gruppo
in una classe di vari livelli e potermi inserire tranquillamente. Questo è il grosso vantaggio, a mio modo di vedere, da neofita del CrossFit, che dà questa possibilità a tutti quelli che hanno un minimo livello base o conoscono pochissimo come me, hanno dato la possibilità di fare una lezione divertente con persone sconosciute. Quindi direi che questo è il grosso vantaggio del CrossFit. Grandi differenze non ce ne sono rispetto a quando vado ad allenarmi in Italia, per via del fatto che appunto è codificato così in tutto il mondo. Una cosa simpatica che posso aver trovato nell'insegnante, in questo caso in Brian qui a Los Angeles, è stato particolarmente simpatico e attento tecnicamente, e continuava a parlare per tutta la lezione incitando appunto gli allievi e comunque correggendoli in ogni minimo dettaglio. Questo è stato interessante. Dall'altra parte una cosa carina è stata che ci hanno presentato appunto appena entrati in classe come dei visitatori del box, e tutti sono stati molto gentili e ci hanno accolto molto bene. Questa è una cosa molto simpatica, c'è stato un particolare calore nei nostri confronti. Quindi queste sono le osservazioni che devo fare. È stato molto divertente e diciamo che una strategia in più nel mio viaggio è stata quella di fare attività, in questo caso di un WOD di CrossFit, prima di andare a cena. Quindi molto interessante e positivo. Se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici e seguimi sui miei canali digital Instagram e Facebook.